che ringrazio di aver accolto con tutti gli altri grandi amici questo invito a partecipare a questo evento, che per la cronaca è il 249esimo evento. È veramente una grande emozione pensare che siamo arrivati in pochi anni a questa quantità di eventi culturali organizzati dall'Associazione di Umanità di Sante Anne di concerto con il Circolo dei Negozianti di Palazzo Roverella e con il Club Sportivo Napoli Ferrara. Non c'è, dicevo, modo migliore di iniziare con la musica, perché la poesia, come diceva Montale, premio Nobel per la letteratura nel 75, asseriva in una intervista che gli fu fatta oltre 50 anni fa, che la poesia è un mostro, è musica fatta con parole e persino con idee, nasce come nasce, da una intonazione iniziale che non si può prevedere prima che nasca il primo verso. Il passo viene da un'intervista del 60, come dicevo, ma si tratta di un'idea che poi è un'immagine, visto che il poeta era molto affezionato in modo tutto particolare a questa sua definizione della poesia, tant'è che poi l'ha ribadita in diverse altre interviste. Ma c'è dell'altro. Per Montale, padre della poesia ermetica, la poesia era anche etica della musica, qualcosa di assolutamente originale. Montale voleva rendere, infatti, attraverso il linguaggio semantico, cioè il linguaggio di significato della parola e quindi anche della scrittura, il linguaggio asemantico della musica. Cuore ferito, ricucito, ma le tue gene gli danno ancora la vita.
pioggia, occhi che piangono tristezza, vita che ha sete di speranza. Non correggermi se il respiro diventa affannoso. Non chiedermi il perché. Ho solo voglia di abbracciare l'aria, sentirla sulla pelle. Ho solo voglia di sapere che so ancora amare. Grazie. Stringi forte